La vostra è un'azienda antica. Com'è cambiata la filosofia e il modo di fare agricoltura rispetto ai tuoi avi? Beh, sicuramente abbiamo raccolto una grande storia e una grande passione dalle generazioni che ci hanno preceduto e ci abbiamo messo un pizzico di innovazione guardando al futuro. Innovazione sicuramente nei processi di produzione, oggi all'avanguardia. A me piace sempre raccontare al consumatore che una volta magari si cucinava nei pentolami di rame, oggi si cucina in acciaio inox, quindi è importante anche avere un impianto di estrazione innovativo, rispettoso della qualità e dell'integrità del prodotto. L'innovazione soprattutto anche nell'approccio col consumatore. Quindi l'importanza di avere un marchio ben visibile, di avere un sito web, di avere, diciamo, a livello aziendale un approccio verso il consumatore e quindi una conoscenza, un modo di comunicare le qualità del prodotto, le qualità e la filosofia aziendale al consumatore finale. Produzione di nicchia e niente distribuzione massificata, una scelta consapevole per la tutela del consumatore a favore della qualità? Sicuramente a favore della qualità, perché se noi raggiungiamo e siamo in stretto contatto col consumatore finale, che quindi è colui che percepisce, tocca con mano la qualità, si instaura un processo di fidelizzazione, lui apprezza quella qualità e quindi riconferma il suo consumo e i suoi ordini. Se oggi diciamo che la qualità, un'azienda che decide di fare qualità, credo che debba proprio orientarsi verso il consumatore finale, che è l'unico che può apprezzarla realmente. I vostri oli sono molto particolari, c'è poi quest'altra idea fantastica del cioccolatino extravergine, ce ne parli? Beh, questa è stata un'innovazione nata dal connubio con un grande pasticcere che aveva idea di fare appunto un cioccolatino con una glassa all'interno proprio all'olio extravergine d'oliva e ha selezionato il nostro olio. Tra i diversi oli gli è piaciuto molto il Prima Pietra, che è l'olio che proviene dai nostri olivi millenari. Dalla Oliarola Salentina per il 75% e dalla Cellina di Nardò per il 25%. Un olio intenso che quindi dava una giusta intensità all'interno della glassa e che poteva raccontare la storia degli olivi monumentali di Puglia. Prossimamente organizzeremo degli eventi. Saresti disponibile a raccontarci il tuo percorso? Ti farebbe piacere divulgare questa buona prassi? Sì, io do la mia massima disponibilità perché sono sicuro che proprio grazie al confronto con altre esperienze positive possano nascere grandi progetti di qualità per un'Italia sempre più attenta e sempre più in voga sul grande prodotto di qualità.